L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. Ecco la serva del Signore. Mi accada secondo la tua parola. E il Verbo si è fatto carne. Ed abita in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi, che abbiamo conosciuto per l'annuncio dell'angelo l'incarnazione del Figlio tuo, Gesù Cristo, attraverso la sua passione e morte, siamo condotti alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo questa giornata con la recita delle lodi, per esprimere la nostra gratitudine e la nostra domanda. Rinnoviamo la nostra gratitudine a Dio per l'appartenenza alla Chiesa. Perché, come reciteremo fra poco,
A noi Dio fa abitare una casa, ed è la casa dove continuamente ci è offerta la presenza di Cristo, vita della nostra vita. Nel centenario della nascita di Don Guissani ringraziamo per il dono immenso di questa casa, che attraverso di lui noi tutti abbiamo ricevuto. Domandiamo poi la grazia di un cuore semplice e aperto, per accogliere ciò che lo Spirito vuole donare e chiedere a tutto il movimento attraverso l'incontro con il Santo Padre. Per la recita delle lodi, in tono retto, seguiamo le voci guida. Ci dividiamo in due cori. Il primo dall'obelisco alla mia sinistra e il secondo dall'obelisco alla mia destra. L'unica pausa che facciamo è quella segnata dall'asterisco. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È tempo ormai di svegliarvi dal sonno. La salvezza è più vicina di quando credemmo. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È tempo ormai di svegliarvi dal sonno. La salvezza è più vicina di quando credemmo. Cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato. Il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse,
Io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi costruttori accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi e guarda. Tutti costoro si radunano e vengono da te. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento. Te ne ornerai come una sposa. Ecco, io farò cenno con la mano ai popoli. Per le nazioni sarò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio. Le tue figlie saranno portate sulle spalle. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici. Mi protendo nella corsa per afferrarlo. Io che sono già stato afferrato dal Cristo. Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si disperde il fumo, tu li disperdi. Come fonde la cera di fronte al fuoco, periscano gli empi davanti a Dio. I giusti invece si rallegrino, esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi. Signore è il suo nome, gioite davanti a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i ribelli abbandona in arida terra. Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai. Davanti a Dio, il Dio di Israele, pioggia abbondante riversavi, o Dio, rinvigorivi la tua eredità esausta. Il tuo popolo abitò il paese che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi protendo nella corsa per afferrarlo. Io che sono già stato afferrato dal Cristo. Ringrazio il mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia in ogni mia preghiera a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo, dal primo giorno fino al presente. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fino agli estremi confini della terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Udì la voce del Signore, chi manderò? E Dio risposi, eccomi, manda me. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici
e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Udì la voce del Signore, chi manderò? E Dio risposi, eccomi, mandami. A ciascuno il suo lavoro, vegliate e pregate. Aspettiamo nuovi cieli e terra nuova, nei quali la giustizia avrà stabile dimora. Come il Padre ti ha mandato, così mandi noi. Per la tua grazia siamo quelli che siamo, e la tua grazia in noi non sia vana. Anche oggi ci poni davanti la vita e la morte. Non abbandonarci, portiamo il tuo nome per edificare il tuo regno. Faticammo tutta la notte senza prendere nulla. Lasceremo la nostra terra e getteremo le reti. Tu sei lo stesso ieri, oggi e sempre. Mantienici irreprensibili e semplici, splendenti come astri nel mondo, tenendo alta la parola. Cristo in noi, speranza della gloria. Matura il seme piantato, vinci le nostre resistenze, liberaci dalle speranze che deludono. Attendendo la salvezza con timore e tremore, secondo i suoi disegni benevoli, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre che unisci in un solo volere chi in te spera, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dov'è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Veni, Sante Spiritus. Veni, per Maria. Di un uomo che non c'è.
Come scrive Camus nei suoi taccuini, non è attraverso degli scrupoli che l'uomo diventerà grande. La grandezza viene per grazia di Dio, come un bel giorno. Per me tutto avvenne come la sorpresa di un bel giorno. Quando un insegnante di prima liceo, avevo 15 anni, lesse e spiegò la prima pagina del Vangelo di San Giovanni. Era allora obbligatorio leggere questa pagina alla fine di ogni messa. L'avevo sentita dunque migliaia di volte. Ma venne il bel giorno. Tutto è grazia. Il Verbo di Dio, ovvero ciò di cui tutto consiste, si è fatto carne, diceva. Perciò la bellezza si è fatta carne, la bontà si è fatta carne, la giustizia si è fatta carne, l'amore, la vita, la verità si è fatta carne. L'essere non sta in un iperuranio platonico, si è fatto carne, è uno tra noi. Mi ricordai in quel momento di una poesia di Leopardi, studiata in quel mese di fuga in terza ginnasio, intitolata «Alla sua donna». Era un inno non a una delle sue amanti, ma alla scoperta che improvvisamente aveva fatto in quel vertice della sua vita da cui poi decadde, che ciò che cercava nella donna amata era qualcosa oltre essa, che si palesava, si comunicava in essa, ma era oltre essa. Questo inno bellissimo alla donna termina con una appassionata invocazione. Se delle eterne idee l'una sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno esser vestita, e fra caduche spoglie provar gli affanni di funerea vita, o s'altra terra nei superni giri tra mondi innumerabili t'accoglie, e più vaga del sol prossima stella ti raggia, e più benigno etere spiri. Di qua dove sono gli anni infausti e brevi, questo d'ignoto amante inno ricevi. In quell'istante pensai come quella di Leopardi fosse, 1800 anni dopo, una mendicanza di quell'avvenimento che era già accaduto, di cui San Giovanni dava l'annuncio. Il Verbo si è fatto carne. Non solo l'essere, bellezza, verità, non ha sdegnato di rivestire di carne la sua perfezione e di portare gli affanni della vita umana, ma è venuto a morire per l'uomo. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. Ha bussato a casa sua e non è stato riconosciuto. Ecco. Questo è tutto. Perché la mia vita da giovanissimo è stata letteralmente investita da questo, sia come memoria che persistentemente percuoteva il mio pensiero, sia come stimolo a una rivalutazione della banalità quotidiana. L'istante da allora non fu più banalità per me. Tutto ciò che era, perciò tutto ciò che era bello, vero, attraente, affascinante fin come possibilità, trovava in quel messaggio la sua ragion d'essere, come certezza di presenza e speranza mobilitatrice che tutto faceva abbracciare. Perché quando un così bel giorno accade e si vede improvvisamente qualcosa
di bellissimo. E non si può non dirlo all'amico vicino. Non si può non mettersi a gridare. Guardatela. E così successe. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo se ne partì da lei. Questi nulla che siamo ognuno di noi possono essere presi da Dio e resi cose grandi. E così è stata la Madonna. E l'Onnipotente si è unito ad essa nel modo più a noi inconcepibile e nel modo e in un modo più grande del quale non ci è possibile certo immaginare. Anzi, più di così non si poteva fare. È come se avesse esaurito la sua infinità, Dio, diventando figlio di quella ragazza. E il Verbo si è fatto carne. Come ognuno di noi è stato fatto carne nel seno di sua madre. Sono di quelle cose che occorre guardare per poterle incominciare a percepire e a sentire. Figurarsi poi per poterne parlare, sono di quelle cose che bisogna stare a guardare come si guardano le cose più grandi e più belle, ma senza paragone anche con quelle. Dunque, il sentimento religioso della Vergine è giunto fino ad essere investito dalla potenza di Dio, perché a Dio nulla è impossibile. E così il Figlio dell'Altissimo si è reso suo figlio. Perciò è il mistero, in senso cristiano, l'avvenimento che ci fa capire, da una parte che ci fa capire cos'è Dio. Dio, in quanto si rende comunicabile, sperimentabile, unendosi in qualche modo dalla voce che uscì dal roveto ardente fino alla voce che parlava attraverso tutti i profeti, fino a questo culmine veramente ineffabile che non possiamo dire se non abbracciarne il frutto. Dio si è reso figlio di quella giovane donna. Come si è espressa, dice il Vangelo, fiat, come un soffio, come era nulla questa piccola ragazza di 15 anni, così questo enorme gesto, senza del quale tutta la storia dell'universo sarebbe cambiata, anzi non avrebbe cambiato, che ha avuto un valore decisivo per tutto quanto il mondo. Fiat, un soffio, è il soffio della libertà. E la libertà è capacità di aderire all'essere, al mistero, all'essere che si rivela attraverso il mistero, al mistero che invade la nostra vita. Fiat, sì, sì. Il punto che mi fa più colpo quando leggo il Santo Vangelo nella narrazione dell'Annunciazione è quando l'angelo termina di parlare e la Madonna dice: «Sì, avvenga di me secondo la tua parola». Punto. E
l'angelo se ne partì da lei. E allora mi piace soffermarmi su questa frase, e l'angelo se ne partì da lei, e immaginarmi come psicologicamente sarà dovuta rimanere questa ragazza senza più nessun appoggio, senza nessuna apparente motivazione, eccetto che la lealtà con il ricordo. Avrebbe potuto dire: è stata un'illusione. Avrebbe potuto dire: è stata una mia fantasia. E l'angelo se ne partì da lei. Pensate, ad affrontare il fidanzato, ad affrontare i suoi genitori, ad affrontare senza che ancora quello che vibrava come vita in lei fosse sensibile, fosse documentabile, fosse sperimentabile. Mi pare in questa frase di cogliere il vero momento della fede, il momento culminante della fede, fatto, costruito, fatto veramente di devozione della ragione, di verità della ragione, di lealtà con la propria storia, lealtà con ciò che era appena passato, e di fedeltà alla grandezza di Dio, di cui in qualche modo un cenno aveva raggiunto la sua evidenza. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu, ma si faceva chiamare Gesù. Pietro lo incontrò sulla riva del mare, Paolo lo incontrò sulla via di Damasco. Vieni, fratello, ci sarà un posto, posto anche per te. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu, ma si faceva chiamare Gesù. Maria lo incontrò sulla pubblica strada, Isma lo incontrò cima alla croce. Vieni, fratello, ci sarà un posto, posto anche per te. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu, ma si faceva chiamare Gesù. All'ultima ora, io l'ho incontrato all'ultima ora. Vieni, fratello, ci sarà un posto, posto anche per te. Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu. Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Gesù disse loro: «Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Ma essi parlavano tra loro e dicevano: «Non abbiamo preso del pane». Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede, perché andate dicendo tra voi che non avete pane?
Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite che non vi parlavo di pane? Guardatevi invece dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Mentre andavano verso il mare, il sentiero costeggiava una roccia scoscesa su cui i romani avevano costruito una cittadella imprendibile, Cesarea di Filippi. Allora Cristo si sarà fermato a guardare, come noi quando andiamo in riviera ci fermiamo a guardare le rocce scoscese di Caponoli o di Finale. E improvvisamente, siccome era un uomo e le idee gli venivano come vengono a noi, improvvisamente gli balenò l'idea della sua creatura futura e disse: «La gente, chi dice che io sia? Ma alcuni dicono che sei un prestigiatore, che sei un ingannatore, che sei il figlio di Beelzebul, il capo dei demoni. Altri dicono che tu sei il profeta Elia redivivo, Giovanni Battista redivivo. Altri dicono che sei un grande profeta. E voi, chi dite che io sia?» Pietro, Simon Pietro, scattò rispondendo a ridire quello che aveva sentito dire il primo giorno: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Felice sei, Simone, perché non tu hai pensato questo, ma il Padre te lo ha detto. Ora tu sei come questa pietra, e come su questa pietra ci sta la città imprendibile, la cittadella imprendibile, su di te io costruirò la mia chiesa, e nessuno varrà mai a scardinarla». Così ebbe Cristo l'intuizione della sua costruzione futura. Il giorno prima aveva sfamato 5.000 uomini nel deserto e perciò erano esaltati, già infiammati dalla sua parola e dai suoi miracoli. E toccati nell'economia, la gente non ci vede più. E lo vollero fare re, dice il Vangelo. Ma lui si sottrae e dall'altra parte del mare, del lago, il giorno dopo egli è nella sinagoga di Cafarnao
a parlare. Come al solito prende l'inserviente, prende il rotolo, lo agita, chi vuole può uscire. Cristo prendeva sempre quei momenti per spiegare la Bibbia secondo la sua verità. Legge, è il brano della manna nel deserto. Richiude il rotolo e dice: voi, i vostri padri hanno mangiato la manna ma sono morti. Chi invece mangia della mia parola, questa è la vera manna. Chi mangia della mia parola non morirà mai. In quel mentre, dal fondo della sinagoga, gente che lo ricercava dal giorno precedente entra nell'aula e Cristo si commuove e cambia improvvisamente, avendo la più grande sua intuizione dopo quella della Chiesa, e improvvisamente cambia il senso delle parole usando le stesse parole e dice: voi mi cercate perché io vi ho sfamati, ma io vi darò la mia carne da mangiare, io vi darò il mio sangue da bere, come in un'enfasi estrema di tenerezza e di pietà. Aspettavano quello gli intellettuali presenti. Dicono: ma è pazzo, sentite cosa dice, è pazzo, non state qui a sentirlo, è matto. Durus est, siamo mica a capire quello che lui dice. Venite lì, andiamo via, così lentamente la folla, mugugnando, se ne va via, tutta, finché rimane Cristo con il suo solito, il gruppetto dei più affezionati, in silenzio. E Cristo non toglie nulla a quel che ha detto e dice: anche voi volete andarvene. E ancora Simone che sbotta nella sua espressione d'attaccamento: maestro, anche noi non comprendiamo quel che tu dici, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole che danno senso alla vita. Se io non credo a quest'uomo, la vita non ha senso, è impossibile poter credere a qualsiasi cosa, è proprio occhi a tutto. Thank you.
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Io ho come vergogna a commentare questa pagina, ma io vi invito lo stesso a mettere la buona volontà del vostro cuore in quello che è ineffabile, in quello che non si può dire, del mistero di Dio che tocca l'uomo e dell'uomo che è toccato dal mistero di Dio. A parte il fatto che gli domanda prima: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?» È quasi comprensibile che gli abbia detto: «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». Ma la seconda e la terza volta soprattutto gli dice soltanto: «Simone, tu mi vuoi bene, non più o meno». Ma provate a proviamo a immedesimarci nell'animo di quell'uomo schietto e rude che aveva davanti al Signore, aveva l'anima tutta piena del ricordo del suo tradimento. Il suo tradimento era semplicemente l'epifania, come dire, l'epifenomeno, il manifestarsi di un momento, di qualcosa che aveva dentro, cioè di una ruvidità, di una ingenerosità, di una caparbietà, di una paura, di una timidezza, di una vigliaccheria, di una meschinità che era lui. Ed aveva l'animo pieno di questo, e davanti a quella domanda tutto veniva a galla. E il tradimento era come una punta rivelatrice. Veniva a galla la sua miseria. La Chiesa ci farebbe dire: riconosciamo, per celebrare i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori. Quanti di noi lo ripetiamo quando la Chiesa ci dice di dirlo? Simone si è sentito in tutta la sua pochezza, pusillanimità, meschinità d'uomo. Simone, mi ami tu più di quanto mi amino gli altri? Quando ha detto: «Signore, certo, io ti amo». Quando ha detto: «Signore, tu sai tutto». Nonostante tutte queste apparenze, nonostante tutte le apparenze, nonostante tutte le apparenze
di me a me stesso. Tu sai che ti voglio bene. Ti voglio. Perché ti voglio bene vuol dire ti voglio. Ti voglio bene vuol dire ti voglio. E ti voglio vuol dire ti affermo. Ti affermo, riconosco quel che sei. Riconosco quel che sei per me, per tutto. Insomma, è questo lo sconvolgimento del moralismo e della giustizia fatta con le nostre mani. Che quello lì era un povero peccatore come me, come te. Era un povero peccatore che aveva appena tradito, tra l'altro, in modo indecente, come a memoria nostra, forse, così spudoratamente, non c'è mai stato. Era pieno di errore, eppure gli voleva bene. Poteva averne fatte 100.000 in più di errori, eppure gli voleva bene. E ha potuto dire: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Allora il Signore gli disse: ti affido la testimonianza mia nel mondo. Ha affidato la testimonianza sua, pecorelle, agnelli, ha affidato il suo regno nel mondo a quel meschino peccatore. Bella la strada per
The things that I see, pagina 54. Le cose che vedo mi fanno ridere come un bambino. Le cose che vedo mi fanno piangere come un uomo. Le cose che vedo mi fanno guardare a quel che Lui mi ha donato e mi mostrerà ancor di più di quel che vedo. Proprio l'altro giorno ho sentito una voce nel buio. Mi ha mandato via con del fango sul viso. Pagina 31. Che siano una sola cosa, perché il mondo veda, che siano un solo amore, perché il mondo del mondo, l'egoismo della gente, schiacciano e condannano chi non vale niente. Davanti a queste cose c'è chi maledice, ma il figlio del potente Cristo cosa chiede? Che siano una sola cosa, perché il mondo veda, che siano un solo amore, perché il mondo creda. Tutto il nostro male non ci porti delusione, abbiamo la promessa che tutto salverà, ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiare niente, no, non ti fermare, ma come Cristo prega, che siano una sola cosa.
solo amore perché il mondo creda. Pagina 48. Pagina 35. Gioia dentro al cuore, lui m'ha dato i cieli.
Pagina 53. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lá, 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 és meu melhor amigo. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lá, 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 és meu melhor amigo. Quero ter nos meus olhos a luz do teu olhar. Quero na minha mão tua mão a me guiar. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Senhor, porque tu vais comigo, vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Como brilhar no céu o sol de cada dia, quero brilhar em meus lábios com sorrisos de alegria. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Lado a lado és meu melhor amigo. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Como o vento veloz, o tempo da vida passa. Quero ter sempre em mim o favor da tua graça. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Pagina 37. Amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Se io tremo, lui è sicuro e non ha paura mai, è l'amico più sincero, sai, che ti segue ovunque vai. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Però dal mondo allo sputo e voglio fare da me, ma crolla presto il mio mondo, perché lui è più forte di me. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Una volta io credevo di potere amare da me, non pensavo nemmeno un re. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Però dal mondo allo sbuco e voglio fare da me, ma crolla presto il mio mondo, perché lui è più forte di me. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re.
Guissani. Cercato di te, ma tu fuggi e ti nascondi, vorrei proprio sapere perché, quando uno ha il cuore buono, non ha più paura di niente, è felice d'ogni cosa, vuole amare solamente. Poco dopo è calata la voce, ho sentito gridare, io ti dico ritorna alla casa, il mio amore è più grande del mare, quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, è felice d'ogni cosa, vuole amare solamente. Tu hai sentito chiamare il tuo nome, non puoi certo scordarlo mai più, su non fingere d'essere sordo, puoi rispondermi solo tu, quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, è felice d'ogni cosa, vuoi amare pagina 34. In the time of Devi, son colima chi, and if a child is troubled, oh Jesus will hear him see. Tell it on the mountain. Pagina 35. Grande.
Pagina 30. Pagina 41.
Pagina 39. La reina de los cielos lo vino a visitar. Está llorando el indio, el rosal floreció. Dios le ha dado una madre de su mismo color. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana. Son enemigos, indio con español, a través de su gracia la Virgen los unió, y a través de los siglos aún perdura esta fe de América que grita, que quiere renacer. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana, protectora de los pobres, sol de todas las razas, transforma sea nuestra tierra en continente de esperanza. Juan Diego nos explica cómo pudo pasar. La reina de los cielos lo vino a visitar. Está llorando el indio, el rosal floreció. Dios le ha dado una madre de su mismo color. La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana, protectora de los pobres, sol de toda la raza, transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza. Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ojos negros, piel morena, mi virgencita americana, protectora de los pobres, sol de todas las razas, transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza. Santo Padre, le siamo infinitamente grati per aver accettato di ricevere il nostro popolo in questa bellissima piazza che ci riporta a tanti incontri vissuti con i papi, da San Paolo VI a San Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI e a lei, Papa Francesco. Nell'udienza che ci concesse il 7 marzo del 2015, dopo aver ringraziato Don Guissani per il bene che aveva ricevuto attraverso la meditazione dei suoi scritti, ci raccomandò di non essere adoratori delle sue ceneri, ma di tenere vivo il suo fuoco. Don Guissani ha acceso veramente un fuoco nella vita di migliaia di uomini e di donne. Ha trasmesso il fuoco che è lo Spirito Santo, fuoco di conoscenza di Cristo e dell'uomo. Questo fuoco è vivo, anche a distanza di 17 anni dalla sua morte,
come ci racconteranno al termine di questo mio saluto due esperienze che abbiamo scelto fra tante. Lei, Padre Santo, non si è limitato ad una raccomandazione, ma ci ha aiutati in questi ultimi anni, soprattutto attraverso il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che ringraziamo per l'accompagnamento paziente e paterno, a immaginare e intraprendere un nuovo slancio missionario, una nuova pagina di vita della nostra storia. In qualità di Presidente della Fraternità, desidero assicurarle, Padre Santo, che assieme agli altri responsabili e a tutto il movimento stiamo seguendo con molta attenzione le indicazioni della Santa Sede, affinché il carisma che lo Spirito Santo ha donato a Don Guissani per il bene di tutta la Chiesa produca sempre nuovi frutti. E oggi, pieni di gratitudine e di gioia per il suo invito, siamo qui a chiedere come possiamo ancora di più contribuire al rinnovamento che la Chiesa sta operando sotto la sua guida paterna. Siamo nell'anno del centenario della nascita di Don Guissani. Questa occasione ha suscitato tante iniziative, promosse con l'intento di allargare la nostra attenzione a quelle periferie del mondo e dell'anima a cui lei ci ha indirizzati. È vero, c'è tanta desolazione, tanti drammi nei cuori degli uomini e nello stesso tempo un'infinita attesa di Cristo, consapevole o no, che rivela la ragione profonda per cui il Signore ha voluto dare a tutta la Chiesa, in Don Guissani, un testimone della sete di Cristo per l'uomo e della sete dell'uomo per Cristo. Proprio in questa piazza, nell'occasione del primo incontro mondiale dei movimenti ecclesiali nella Pentecoste del 1998, Don Guissani concluse così il suo discorso davanti a Giovanni Paolo II. Il vero protagonista della storia è il mendicante. Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo. Le due testimonianze che ora seguono vogliono essere un segno della vitalità di ciò che Don Guissani ha generato con il suo sì totale a Cristo. Grazie, Santo Padre, ancora una volta per la sua paternità, la sua accoglienza, per le parole che vorrà rivolgerci e per la sua benedizione. Santità, sono qui perché figlia e quindi non posso rivolgermi a lei se non è come un padre che mi guida. La paternità nella fede è ciò che mi ha conquistata a Cristo e quindi alla Chiesa. Anch'io dall'Africa ho incontrato la grande famiglia ecclesiale attraverso lo sguardo di Don Guissani, che mi ha educato a scoprire me stesso attraverso il riconoscimento di una presenza misteriosa che con il tempo ha assunto sempre di più i tratti inconfondibili del volto di Cristo dentro la compagnia di comunione e liberazione. Il contenuto di me è Cristo. Io sono tu che mi fai. Prima volevo bene un Gesù che non c'entrava con me, che non c'entrava con la mia pochezza, ma incontrando Don Gius ho scoperto che ero degna dell'abbraccio amoroso di Cristo. Io sono un nura, amato fino alle viscere. Io sono un'infermiera e lavoro con le donne ammalate di AIDS nella baraccopoli di Kampala, dove la povertà è enorme.
ho sempre desiderato che anche loro, nella loro condizione, potessero scoprire che sono amate e volute da Cristo. Mi scopri così comunicare l'amore eterno di Cristo, anche facendo un semplice puntura alla paziente. Così in tutti questi anni i miei fratelli e le mie sorelle povere, ammalate, miserevole agli occhi di più, hanno scoperto che appartenendo a Cristo tutto apparteneva a loro. I figli, i mariti, lo spaccare delle pietre da mattina a sera, che era loro occupazione, le scuole che hanno desiderato e costruito per i loro figli. Le nostre mamme desiderano che nessuno si sente solo, abbandonato. Per questo, nel 2005, quando seppero di tante persone che stavano male per la catastrofe causata negli Stati Uniti dall'uragano Katrina, hanno voluto divolgere tutto il frutto del loro lavoro di spaccare le pietre di settimana per aiutare le famiglie americane. Questo nostro poverissimo sorelle ugandese volevano contribuire e sostenere l'America. La carità non fa calcoli. Per lo stesso motivo, quando hanno sentito della guerra in Ucraina, hanno immediatamente cominciato a dare quel poco che avevano. I soldi raccolti li hanno descritte come poche e polvere lacrime offerte al cuore di Dio perché potesse combattere i loro cuori e il cuore di chi sta facendo la guerra. Hanno guardato Papa a loro padri con cui si sentono liberi di piangere di fronte a questo mare. Come mi disse una volta Don Gius, con la stessa forma della tua vocazione, di me Domine, tu gridi nella fora a tutti che Cristo è il significato di tutto, che Cristo, che è Cristo che salva. Non ho vergogna di parlare così, perché durante tutto il suo pontificato lei ha sempre parlato e parla di Cristo in un modo che coincide con la mia vita. È per questo che mi sento figlia sua. Rose. Santità, la prima volta che sono andata a Portofranco, centro di aiuto allo studio gratuito per gli studenti, nato a Milano e ora diffuso in 40 città in tutta Italia, avevo 15 anni e avevo bisogno di essere aiutata in inglese. La prima cosa che mi ha colpito è stato dover fare il colloquio da sola, dire chi fossi a degli estranei. Mi sono però rassicurata nel vedere appesa la foto di Giovanni Paolo II che baciava un vecchietto. Mi ero pure detta, che brave queste persone che hanno una foto del Papa che bacia in testa un anziano. Quest'immagine mi parve familiare perché ero affezionata al Papa che era stato in Marocco, paese di origine della mia mamma, ed era una persona che per me rappresentava la pace. Dopo il colloquio ho iniziato a frequentare Portofranco e in breve tempo ci passavo tutti i pomeriggi. Avevo trovato degli amici con cui parlare di tutto e che avevano le stesse domande sulla vita che avevo io. Un giorno poi mi hanno invitato ad una vacanza in montagna. In quella vacanza, per la prima volta nella mia vita, ho capito di non essere stata abbandonata, nonostante mio padre ci avesse lasciati quando avevo 7 anni. Dopo una gita, Don Giorgio Pontigia, che guidava la vacanza, ci ha chiesto: com'è stata la gita? E noi: bella! E lui: perché è stata bella? Nessuno sapeva rispondere.
Ad un certo punto Don Giorgio ha detto: neanche se vi uniste tutti insieme riuscireste a fare un solo sassolino di quella montagna, nemmeno un fiorellino che nasce dalla roccia. L'unico che può farlo è Dio. Quando ha detto Dio in quel modo ho pensato: ma allora esiste veramente? In quel momento ho sentito il cuore scoppiare e ho detto Dio con tutta me stessa. Mi sembrava logico fosse lui, come se quello che aspettavo nella mia vita esistesse, così paterno e così presente. Non qualcuno di cui avere paura, che giudica il mio male e i miei limiti, ma uno che per me ha fatto pure un fiore che nasce dalla roccia. Quel giorno non lo dimenticherò mai, era giugno del 2009. Da allora è iniziato un percorso per conoscere Dio, cioè il Padre, e per conoscere me. All'università mi sono iscritta a Lingue e Relazioni Internazionali. Mi sono laureata in inglese e arabo, l'inglese che era proprio la materia per cui ero andata a Portofranco. L'arabo invece non lo parlavo nonostante fossi araba. Come mi disse un amico, è proprio vero che quando incontri Dio, Lui ti fa abbracciare la tua storia. Anche mia mamma è molto legata a questo luogo. Invitata ad un incontro, ha detto di Portofranco. Per me è stato come un marito, perché mi ha aiutata ad educare mia figlia. Crescendo, ho scoperto che quel vecchietto baciato sulla fronte da Giovanni Paolo II era Don Guissani. Il suo carisma mi ha accompagnata e mi sta accompagnando nel cammino della vita. Un dono grande. Anche se non l'ho mai incontrato in persona, è stato strumento di Dio nella mia vita, perché mi sta permettendo di fiorire. Grazie Santo Padre e grazie a tutti gli amici inquieti come me. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Siete venuti in tanti, dall'Italia e dai vari paesi. Il vostro movimento non perde la sua capacità di radunare e mobilitare. Vi ringrazio di aver voluto manifestare la vostra comunione con la sede apostolica e il vostro affetto per il Papa. Ringrazio il Presidente della Fraternità, Professor Davide Prosperi, come pure Assina e Rose, che hanno condiviso le loro esperienze. Saluto il Cardinale Prefetto, Farrell, e i Cardinali e i Vescovi presenti. E siamo riuniti per commemorare il centenario della nascita di Monsignor Luigi Guissani e lo facciamo con gratitudine nell'animo, come abbiamo sentito da Rose e Assina. Io esprimo la mia personale gratitudine per il bene che mi ha fatto come sacerdote meditare alcuni libri di Don Guissani da prete giovane. E lo faccio anche come pastore universale per tutto ciò che egli ha saputo seminare e irradiare dappertutto per il bene della Chiesa. E come potrebbero non ricordarlo con gratitudine commossa quelli che sono stati i suoi amici, i suoi figli, i suoi discepoli? Grazie alla sua paternità sacerdotale appassionata nel comunicare Cristo, essi sono cresciuti nella fede come dono che dà senso, ampiezza umana, speranza alla vita. Don Guissani è stato padre e maestro, è stato servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa e missionaria. La Chiesa riconosce la sua genialità pedagogica e teologica, dispiegata a partire da un carisma che gli è stato dato dallo Spirito Santo per l'utilità comune.
non è una mera nostalgia ciò che ci porta a celebrare questo centenario, ma è la memoria grata della sua presenza, non solo nelle nostre biografie e nei nostri cuori, bensì nella comunione dei santi da dove intercede per tutti i suoi. So, cari amici, fratelli e sorelle, che non sono per niente facile i periodi di transizione, quando il Padre fondatore non è più fisicamente presente. Lo hanno sperimentato tante fondazioni cattoliche nel corso della storia. Bisogna ringraziare Padre Julián Carrón per il suo servizio nella guida del movimento durante questo periodo e per aver mantenuto fermo il timone della comunione con il Pontificato. Tuttavia non sono mancati seri problemi, divisioni e certo anche un impoverimento nella presenza di un movimento ecclesiale così importante come Comunione e Liberazione, da cui la Chiesa e io stesso spera di più, molto di più. I tempi di crisi sono tempi di ricapitolazione della vostra straordinaria storia di carità, tempi di cultura e di missioni, sono tempi di discernimento critico di ciò che ha limitato la potenzialità feconda del carisma di Don Guissani, sono tempi di rinnovamento e rilancio missionario alla luce dell'attuale momento ecclesiale, come pure della necessità, delle sofferenze e delle speranze dell'umanità contemporanea. La crisi fa crescere, non va ridotta al conflitto che annulla. La crisi fa crescere. Sicuramente Don Guissani sta pregando per l'unità in tutte le articolazioni del vostro movimento. Sicuro. Voi sapete bene che unità non vuol dire uniformità. Non abbiate paura delle diverse sensibilità e del confronto nel cammino del movimento. Non può essere diversamente in un movimento nel quale tutti gli aderenti sono chiamati a vivere personalmente e condividere corresponsabilmente il carisma ricevuto. Tutti lo vivono originalmente e anche in comunità. Questo sì è importante, che l'unità sia più forte delle forze dispersive o del trascinarsi di vecchie contrapposizioni. Un'unità con chi è, con quanti guidano il movimento, unità con i pastori, unità nel seguire con attenzione l'indicazione del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e unità con il Papa, che è servitore della comunione nella verità e nella carità. Non sprecate il vostro tempo prezioso in chiacchiere, diffidenze e contrapposizione, per favore, non sprecare il tempo. Adesso vorrei ricordare alcuni aspetti della ricca personalità di Don Guissani: suo carisma, la sua vocazione di educatore, il suo amore alla Chiesa. Don Guissani, uomo carismatico, è stato certamente un uomo di grande carisma personale, capace di attrarre migliaia di giovani e di toccare il loro cuore. Ci possiamo chiedere da dove veniva il suo carisma? Proveniva da qualcosa che aveva vissuto in prima persona. Da ragazzo, a soli 15 anni, era stato folgorato della scoperta del mistero del Cristo. Aveva intuito, non solo con la mente, ma con il cuore, che Cristo è il centro unificatore di tutta la realtà, è la risposta a tutti gli interrogativi umani, è la realizzazione di ogni desiderio di felicità, di bene, di amore, di eternità presente nel cuore umano. Lo stupore e il fascino di questo primo incontro con Cristo non lo hanno più abbandonato. Come disse alle sue esequie l'allora cardinale Ratzinger, cito:
Sempre Don Giussani ha tenuto fisso lo sguardo della sua vita e del suo cuore verso Cristo. Ha capito in questo modo che il cristianesimo non è un sistema intellettuale, un pacchetto di dogmi, un moralismo, ma che il cristianesimo è un incontro, una storia d'amore e un avvenimento. Fine citazione. Qui sta la radice del suo carisma. Don Giussani attraeva, convinceva, convertiva i cuori perché trasmetteva agli altri ciò che portava dentro dopo quella sua fondamentale esperienza, la passione per l'uomo e la passione per Cristo come compimento dell'uomo. Tanti giovani lo hanno seguito perché i giovani hanno un grande fiuto. Quello che diceva veniva dal suo vissuto e dal suo cuore, perciò ispirava fiducia, simpatia, interesse. Il Presidente ha detto che vi impegnate affinché il carisma sia donato a Don Giussani per il bene di tutta la Chiesa produca sempre nuovi frutti. Questa è la custodia saggia del dono trasmesso a voi, una custodia che non è solo conservativa del passato, ma che, vivificata dallo Spirito Santo, sa riconoscere e accogliere i nuovi germogli di questo albero che è il vostro movimento, che vive nella terra buona della comunione ecclesiale. A questo proposito, vi chiederete come possiamo rispondere alle esigenze di cambiamento del tempo presente custodendo il carisma? Anzitutto è importante ricordare che non è carisma a dover cambiare. Esso va sempre nuovamente accolto e fatto fruttificare nell'oggi. I carismi crescono, come crescono le verità dei dogmi, della morale, crescono in pienezza. Sono i modi di viverlo che possono costituire un ostacolo o addirittura un tradimento al fine per il quale il carisma è stato suscitato dallo Spirito Santo. Riconoscere e correggere le modalità fuorvianti, laddove necessario, non è possibile se non con atteggiamento umile e sotto la guida sapiente della Chiesa. E questo atteggiamento di umiltà lo riassumirei con due verbi: ricordare, ossia portare al cuore, ricordare l'incontro con il mistero che ci ha condotto sin qui, e generare, guardando avanti con fiducia, ascoltando i gemiti che lo Spirito oggi nuovamente esprime. L'uomo umile, la donna umile, ha a cuore anche il futuro, non solo il passato, perché sa guardare avanti, sa guardare i germogli con la memoria carica di gratitudine. L'umile genera, l'umile invita e spinge verso ciò che non si conosce. Invece il superbo ripete, si irrigidisce, va indietro e si chiude nella sua ripetizione. Si sente sicuro di ciò che conosce e teme. Teme sempre il nuovo, perché non può controllarlo, se ne sente destabilizzato. Perché? Perché ha perso la memoria. Guardate la memoria del fondatore. Carissimi, abbiate a cuore il dono prezioso del vostro carisma, la fraternità che lo custodisce, perché esso può far fiorire ancora molte vite, come ci hanno testimoniato Assina e Rose. La potenzialità del vostro carisma è ancora gran parte da scoprire. Ancora c'è gran parte da scoprire. Vi invito perciò a rifuggire da ogni ripiegamento su voi stessi, dalla paura. La paura non ti porterà mai a un buon porto. Fuggite dalla paura e dalla stanchezza spirituale che ti porta alla pigrizia spirituale. Vi incoraggio a trovare i modi di linguaggi adatti perché il carisma che Don Giussani vi ha consegnato raggiunga nuove persone e nuovi ambienti, perché sappia parlare al mondo di oggi, che è cambiato rispetto agli inizi del vostro movimento.
ci sono tanti uomini e tante donne che non hanno ancora fatto quell'incontro con il Signore che ha cambiato e reso bella la vostra vita. Secondo aspetto, Don Giussani è educatore. Fin dai primi anni del suo ministero sacerdotale, di fronte allo smarrimento e all'ignoranza religiosa di molti giovani, Don Giussani sentì l'urgenza di comunicare loro l'incontro con la persona di Gesù che lui stesso aveva sperimentato. Don Luigi aveva una capacità unica di far scattare la ricerca sincera del senso della vita nel cuore dei giovani, di risvegliare il loro desiderio di verità. Davvero apostolo, quando vedeva che nei ragazzi si era accesa questa sete, non aveva paura di presentare loro la fede cristiana, ma senza mai imporre nulla. Il suo approccio ha generato tante personalità libere che hanno aderito al cristianesimo con convinzione e passione, non per abitudine, non per conformismo, ma in modo personale, in modo creativo. Don Giussani aveva una grande sensibilità nel rispettare l'indole di ognuno, rispettare la sua storia, il suo temperamento, i suoi doni. Non voleva persone tutti uguali, non voleva nemmeno che tutti imitassero lui, che ognuno fosse originale, come il Dio lo ha fatto. E infatti quei giovani, crescendo, sono diventati ciascuno secondo la propria inclinazione, presenze significative in diversi campi, sia nel giornalismo, nella scuola, nell'economia, nelle opere caritative di promozione sociale. Questa, amici, è una grande eredità spirituale che vi ha lasciato Don Giussani. Vi esorto a nutrire in voi la sua passione educativa, il suo amore per i giovani, il suo amore per la libertà e la responsabilità personale di ciascuno di fronte al proprio destino, il suo rispetto per l'unicità irrepetibile di ogni uomo e ogni donna. E terzo, Giussani, figlio della Chiesa. Don Giussani è stato un sacerdote che ha amato tanto la Chiesa. Anche in tempi di smarrimento e di forte contestazione delle istituzioni, ha sempre mantenuto con fermezza la sua fedeltà alla Chiesa, per la quale nutriva un grande affetto, un amore, e quasi una tenerezza e nello stesso tempo una grande riverenza, perché credeva che essa è la continuazione di Cristo nella storia. Diceva: tu hai incontrato questa compagnia, questa è la modalità con cui il mistero di Gesù ha bussato a casa tua. Usava questa bella espressione, la compagnia. I gruppi del movimento erano per lui una compagnia di persone che avevano incontrato Cristo. E in definitiva la Chiesa stessa è la compagnia dei battezzati che tutto tiene insieme, da cui tutto trae vita e che ci mantiene nel giusto cammino. Don Giussani ha insegnato ad avere il rispetto d'amore filiale per la Chiesa e con grande equilibrio ha saputo sempre tenere insieme il carisma e l'autorità, che sono complementari, entrambi necessari. Voi cantate spesso nei vostri incontri il canto La strada. Giussani, proprio usando la metafora della strada, diceva: l'autorità assicura la strada giusta, il carisma rende bella la strada. Senza autorità si rischia di andare fuori strada, di andare in una direzione sbagliata, ma senza il carisma il cammino rischia di diventare noioso, non più attraente per la gente di quel particolare momento storico. Anche tra voi alcuni sono incaricati di un compito di autorità e di governo per servire tutti gli altri e indicare la strada giusta. Questo consiste in concreto nel guidare e rappresentare il movimento, nel favorirne lo sviluppo, nel portare avanti progetti apostolici specifici, nell'assicurare la fedeltà al carisma, nel tutelare i membri del movimento,
nel promuovere il loro cammino cristiano e la loro formazione umana e spirituale. Ma accanto al servizio dell'autorità è fondamentale che in tutti i membri della fraternità rimanga vivo il carisma, affinché la vita cristiana conservi sempre il fascino del primo incontro. Non dimenticatevi mai di quella prima Galilea della chiamata, di quella prima Galilea dell'incontro. Sempre tornare lì, a quella prima Galilea che ognuno di noi ha vissuto. Per questo ci darà forza per andare sempre in obbedienza nella Chiesa. Questo che è ciò che rende bella la strada. Così i movimenti ecclesiali contribuiscono con i loro carismi a mostrare il carattere attraente e di novità del cristianesimo, e all'autorità della Chiesa aspetta indicare con saggezza e prudenza quale via i movimenti devono camminare per rimanere fedeli a se stessi e alla missione che Dio ha affidato loro. Con parole di Don Giussani possiamo affermare che è un'esigenza irrinunciabile dell'incarnazione questo continuo scambio tra istituzione e carisma. In nessun modo questo rapporto tra grazia e libertà può essere pensato in alternativa dialettica, quasi che l'istituzione non sia il carisma e che il carisma non abbia bisogno dell'istituzione. Un carisma va istituzionalizzato e una istituzione deve mantenere la dimensione carismatica. Essi sono alla fine l'unica realtà della Chiesa. Si potrebbe forse pensare l'organismo umano senza lo scheletro che lo sostiene? Così non è pensabile che la Chiesa viva senza istituzione. Voi sapete che la scoperta di un carisma passa sempre attraverso l'incontro con persone concrete. Queste persone sono testimoni che ci permettono di accostarci a una realtà più grande che è la comunità cristiana, la Chiesa. È nella Chiesa che l'incontro con Cristo rimane vivo. E la Chiesa è il luogo in cui tutti i carismi vengono custoditi, alimentati e approfonditi. Pensiamo negli Atti dell'Apostolo all'episodio di Filippo e dell'Eunuco, funzionario della regina di Etiopia. Filippo fu determinante per la sua conversione. Egli fu il mediatore dell'incontro con Cristo per quell'uomo in cerca della verità. Ebbene, come termina questo episodio? Filippo battesse l'eunuco e il testo dice: quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Non lo vide più. Dopo averlo condotto a Cristo, Filippo scompare dalla vita dell'eunuco. Ma la gioia dell'incontro con Cristo rimane. Quella gioia dell'incontro rimane sempre. Infatti, il racconto aggiunge: e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Tutti siamo chiamati a questo essere mediatori per gli altri dell'incontro con Cristo e poi lasciare che essi percorrano la loro strada senza legarli a noi. E per concludere, vorrei chiedervi un aiuto concreto per oggi, per questo tempo. Vi invito a accompagnarmi nella profezia per la pace. Cristo, Signore della pace. Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa. Davvero, lo dico davvero, mi spaventa. Nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, in quanti sono abbandonati e vulnerabili, condannati e messi da parte nella costruzione sociale. Nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura, andando incontro alle aspirazioni di amore e verità, di giustizia e felicità che appartengono al cuore umano e che palpitano nella vita dei popoli. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria. Non rimanere fermi. Carissimi, amate sempre la Chiesa, amate e perseverate e preservate l'unità della vostra compagnia.
Non lasciate che la vostra fraternità sia ferita da divisione e contrapposizione che fanno il gioco del maligno. È il suo mestiere dividere sempre. Anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Comunione e liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68, e in seguito Don Giussani non si è spaventato dai momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa. Ringraziamo insieme il Signore oggi per il dono di Don Giussani. Invochiamo lo Spirito Santo e l'intercessione della Vergine Maria perché tutti voi possiate proseguire uniti e gioiosi sulla strada che Egli vi ha mostrato con libertà, creatività e coraggio. Di cuore vi benedico e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Exalti nunc et usque in saeculum. Aeuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Thank you.
Ecco Бога Отца, вседержителя Творца, не будь земли, видимый же всем и невидимый. Его единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и Бога же до Отца, рожденного пресне смертне. Свет от света Бога истина, Amen.
Pagina 46. Miraculosa rainha dos céus, sou
pagina 42.